L'Aquila naviga a vista in attesa di nuovi sviluppi sul fronte ripescaggio. Il Consiglio federale di martedì non ha sciolto i dubbi sull'eventuale modifica dei requisiti per presentare la domanda. In prima battuta si è deciso di escludere i club con carenze strutturali e con illeciti amministrativi passati. Nessun cenno invece sul versante dell'illecito sportivo, quello che interessa l'Aquila, su cui pende la penalizzazione dello scorso campionato per la vicenda Dirty Soccer. In realtà sembra che ci sia stata tensione al riguardo tra i componenti del Consiglio, tanto che il presidente Carlo Tavecchio ha chiesto e ottenuto di poter decidere in prima persona l'eventuale modifica, dopo aver letto attentamente la relazione che ogni presidente di Lega dovrà fornire nei prossimi giorni. La decisione è attesa forse già per la prossima settimana. A far ben sperare l'Aquila c'è il progetto mai tramontato del presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, di riformare la categoria a 60 squadre. Per arrivare all'obiettivo, considerando l'eventuale fallimento di alcuni club, i rossoblù sperano che venga permesso di presentare la domanda di ripescaggio anche a quelle squadre che sono state penalizzate per responsabilità oggettiva in illecito sportivo. Si attendono notizie già tra venerdì e sabato, quando a Roma è in programma il consiglio direttivo di Lega Pro. Per quanto riguarda invece il fronte societario, è confermato per martedì 14 giugno il CDA in cui verrà ratificata la nuova ripartizione delle quote, con l'ingresso ormai certo di Eliseo Iannini nella maggioranza. A poco più di un mese dall'inaugurazione del Roma Club Vittorio Zingarelli, sabato scorso all'Aquila è stata inaugurata la Casa Museo Italo Foschi. Pezzo forte dell'esposizione situata all'interno del Roma Club Aquilano, la scrivania su cui il 7 giugno 1927 venne sancita l'unione tra tre club capitolini: la Fortitudo Pro Roma, di cui era presidente proprio Italo Foschi, l'Alba Audace e la Roman Football Club. L'inaugurazione è stata preceduta da un convegno nella sala riunioni della Gran Sasso Acqua, incontro in cui sono state ripercorse la storia della Roma e del suo primo presidente Italo Foschi, nonché quella del figlio della sorella Italia, Vittorio. È stato proprio Vittorio Zingarelli, scomparso alcuni anni fa, a raccogliere quei cimeli, che grazie al figlio Riccardo, oggi presidente del Roma Club Aquilano, sono in mostra nella Casa Museo appena inaugurata. Siccome mio padre dal 59 è venuto all'Aquila, era innamorato dell'Aquila, se ne è dipartito qui all'Aquila, i figli sono nati all'Aquila e sono stati aquilani. Noi abbiamo avuto anche, io e mio fratello, l'onore e il piacere di vestire la maglia dell'Aquila Rugby, vincendo anche dei titoli italiani, e quindi ci è sembrato opportuno che venisse esaltata la parte aquilana di questa, diciamo, sala museo. Regine che hanno vissuto lontano dal nostro tempo, ma che hanno segnato la nostra storia, donne che appartengono al mito e che sono diventate mito, luminose figure femminili, con in comune la forte personalità ed il coraggio. A legarle insieme la scelta di voler percorrere la via più dolorosa in salita per raggiungere i propri obiettivi per il bene comune. Questo è il tema portante di Reines, l'ultima fatica editoriale della scrittrice di origini triestine Isabel Russinova, che presenterà il suo libro all'Aquila sabato 11 giugno alle 11:30 alla Sala Rivera di Palazzo Fibbioni. Protagoniste del volume, appunto, sei donne di epoche diverse. Le protagoniste sono Berenice, Gala Placidia, Pentesilea, la regina delle Amazzoni, Agata Barbara, la prima presidente donna della nostra Europa del Novecento e prima presidente donna della Repubblica di Malta, Rosina Donatelli Crocco, una briganta, e Tanaquilla, la nobile etrusca che divenne regina di Roma. Ecco, sei donne che sono appunto vissute in epoca diversa, con in comune questa forte personalità. Ognuna di loro ha vissuto nel mio racconto un momento forte,
cruciale della sua storia e della sua esistenza. E proprio questo è raccontato nella drammaturgia che la vede protagonista. Appuntamento quindi a sabato 11 giugno alle ore 11:30 alla Sala Rivera di Palazzo Fibbioni.